il Linux Day, che è una manifestazione che si fa a livello nazionale in tutta Italia. Quest'anno, cioè nel 2003, era il terzo anno, e in pratica è una manifestazione che serve per far conoscere Linux, quindi si organizzano lezioni, installation party. Poi noi in quell'occasione non abbiamo fatto l'installation party, ma l'abbiamo fatta a dicembre a Porto San Giorgio, e quindi chi voleva poteva portare il suo computer, noi gli davamo una mano, installavamo Linux, così lo configuravamo, cercavamo di risolvere qualche problemuccio e via. Poi attualmente stiamo anche realizzando un ciclo di film a Righetore Sindaco di Fermo dal titolo Hackers e Cinema. Questo anche perché nel senso comune la parola hacker viene collegata spesso ad un'immagine particolare. L'hacker nel senso comune è colui che è bravissimo col computer, riesce veramente a gestirli, a conoscere l'informatica in modo proprio preciso, perfetto, tanto da riuscire a violare tutti quei computer gestiti, non so, da aziende, entrare quindi in questi computer e fare dei danni. In realtà il termine hacker, o perlomeno la filosofia hacker, non è questa. L'hacker era colui che riusciva a risolvere un problema in modo geniale, quindi a fin di bene. Quindi non è colui che si utilizza l'informatica e le proprie conoscenze per danneggiare qualcuno. L'hacker è colui che si muove, che la sua azione è a fin di bene. Colui che invece lo fa per... secondo quella che è l'accezione del senso comune, viene definito cracker. Tant'è vero che voi, che sicuramente siete esperti di informatica, no? Craccare un programma, che significa? Cercare di avere accesso al programma violando le password. Esatto. Quindi, innanzitutto, cercare quindi le password specifiche di offro. Questa è la distinzione di fondo. Oh, io vi ho preparato una scaletta per oggi. E cominciamo, quindi comincio con un piccolo escurso storico. Un sabato sera c'è stato un incontro a Fermo con un personaggio piuttosto famoso, non vi dico chi è, tanto non è importante, e lui ci ha raccontato che negli anni 60 era iscritto all'Università di Trento, sociologia, e lì ci insegnava Beniamino Andreatta, che è stato tra l'altro anche ministro dell'economia in uno dei passati governi. E questo Beniamino Andreatta veniva dagli Stati Uniti e insegnava in un corso di economia e statistica in cui si faceva riferimento a moduli informatici. Questo era un corso poco seguito, gli iscritti erano 6. Perché? Perché in Italia in quegli anni, nelle università italiane, c'era un solo computer e stava all'Università di Bologna. Quindi voi immaginate questi qua dell'Università di Trento che seguivano questo corso senza aver mai visto un computer, no? Era una cosa di immagino noiosissima. Però questa era la situazione negli anni 60 in Italia. Oggi noi abbiamo computer a sfascio dentro agli informagioni, ognuno di noi a casa c'è il suo computer, quindi è cresciuta anche una cultura informatica che però allora non c'era. Non solo, noi sappiamo oggi che quando andiamo a comprare un computer ci viene dato l'hardware, la macchina, e il software. Il software te lo danno se lo paghi, se lo acquisti, o perlomeno teoricamente dovrebbe essere così. In informatica le parole ieri. Teoricamente dovrebbe essere così, anche perché siccome credo che il 90% dei computer utilizzano, o perlomeno i desktop, quindi quelli che noi usiamo a casa, utilizzano il sistema operativo che va per la maggiore, che è Windows, Windows è un sistema, è un prodotto, no? Che noi acquistiamo, quindi paghiamo, e non c'è niente di male. Però torniamo a quella che era la storia. Negli anni 70, negli Stati Uniti,
c'erano questi centri universitari che erano tutti impegnati, no, per sviluppare software da utilizzare poi nelle varie università, nei loro computer, che erano questi mega computer con le schede bucate, no? E quindi si utilizzavano questi software, e questi centri universitari si configuravano quasi come delle comunità, comunità di persone che collaboravano fra loro. Uno si inventava un pezzo per un software, allora gli funzionava bene, allora lo mandava ad un'altra persona e diceva, no, provalo un po'. Questo lo provava, trovava che magari c'era un piccolo errore, allora lo aggiustava, lo migliorava, e i software crescevano. Finché l'informatica non è diventato un prodotto poi da utilizzare nel mercato, questa era un po' la filosofia che c'era sotto. Quindi la filosofia tipica delle comunità scientifiche. Io collaboro con qualcun altro per cercare di realizzare un prodotto che serva, che sia utilizzabile, che funzioni. E qui arriviamo a quello che è il protagonista di questa storia, che si chiama Richard Stallman. Richard Stallman lavorava al MIT e faceva questo come lavoro, cioè lui creava software. Un giorno succede che nel suo ufficio c'è un inghippo. E qua ve lo leggo la storiella. La stampante dell'istituto aveva sempre dei problemi. Chiaramente i computer erano collegati, no? Come qua c'è sta la stampante e tutti gli altri erano così. La stampante aveva dei problemi e lui, quindi Stallman, pensò di risolverli modificando il programma di gestione della carta. A stampa ultimata, il programma inviava automaticamente un messaggio a chi aveva chiesto la stampa in corso e contemporaneamente a tutti quelli che erano in procinto di stampare dei documenti. Quindi che succedeva? C'era un problema. Questi erano collegati, quindi ognuno gli mandava la stampa. La stampante si inceppava, non sapevano come risolvere il problema. Stallman che fa? Piglia la stampante, va a vedere qual era il programma, il software che la gestisce, lo modifica per far sì che la stampante funzioni per tutti. E effettivamente è così. Poco tempo dopo la stampante venne sostituita con un nuovo modello, HP, che però non rendeva più accessibile il codice sorgente. Malgrado gli sforzi, Stallman non riuscì a farselo dare dalla casa produttrice. Così il gruppo di ricercatori dovette riprendere a fare i conti con gli intasamenti di carta nella stampante. Questa piccola storia per introdurre una questione, la questione del codice sorgente. Allora, quando noi utilizziamo un software, dobbiamo sapere che utilizziamo il prodotto di un pensiero che è composto di diverse parti. Allora, ci abbiamo una parte che chiamiamo codice sorgente e un'altra che invece è un codice binario. Allora, al codice sorgente ci si attacca all'uomo, è l'uomo che produce il codice sorgente e lo fa utilizzando il linguaggio di programmazione. È un linguaggio che l'uomo è capace di interpretare e quindi di utilizzare. Però la macchina, il processore, non è in grado di leggere, di capire quello che dice il codice sorgente. Allora lo dobbiamo tradurre in un linguaggio diverso, un linguaggio che è adatto al processore, alla macchina. Per fare questo, il codice sorgente viene tradotto attraverso un compilatore, che è un altro programma che serve proprio per tradurre il codice sorgente in codice binario. A questo punto noi abbiamo in mano un prodotto, codice binario oppure linguaggio macchina, che l'uomo non è più in grado di leggere, generalizzando, l'uomo non è più in grado di leggere perché è un linguaggio adatto al processore. In realtà l'uomo potrebbe essere in grado di leggerlo, però è un processo talmente difficile che a volte forse non vale la pena, però è possibile farlo. Tutto sarebbe più semplice se quando io acquisto un software, chi mi vende il software mi dà pure il codice sorgente. Perché? Perché è quello che mi permette, che mi può permettere di modificare il programma, di adattarlo alle mie esigenze, di adattarlo alle macchine che ho,
oppure se questo programma c'è dei difetti mi permette anche di migliorarlo. Senza il codice sorgente io non posso fare tutte queste operazioni. È un po' quello che è capitato a Stallman con la stampante. Lui prima c'aveva un programma che lo faceva funzionare, compreso il codice sorgente. C'era un problema, lui è intervenuto e ha risolto il problema. Quando hanno cambiato la stampante e ci hanno messo quella nuova HP, non gli hanno dato il codice sorgente e lui non ha potuto intervenire, non ha potuto migliorarlo. Perché non tutti i programmi ci danno il codice sorgente? Dovrebbe essere una risposta. Commercializzando, facendo un po' la concorrenza. Potrebbe essere anche questo, non mi piace. No? È un diluto di business, no? Perché la cosa c'è gente, poi dopo comunque serve una cosa giusta e qui non vede più. Allora, torno indietro, escorso storico. 3 febbraio 1976. Un certo William Henry Gates III, che sarebbe Bill Gates, quello della Microsoft, scrive un'email, e questo si trova su un libro che è pubblicato su internet, lo potete scaricare, si chiama Da Windows a Linux. Scrive un'email in cui lui dice: regà, ma qua mica si può continuare a fare i software a gratis. Cioè, qua io quando scrivo un software ci impiego delle ore, c'è lavoro, quindi dovrei essere pagato, se permettete. Per cui dice, sarebbe bene che chi utilizza il software cominci a pagarlo. Non solo, lui dice, anzi, se noi vogliamo un software di qualità, cioè che un software che gli fuma, che funziona, che va da grande, ci dobbiamo organizzare, cioè dobbiamo prendere delle persone, pagarle e queste persone ci tireranno fuori un software che funziona e che fa bene per tutti. Poi dopo noi lo vendiamo, chi lo vuole lo compra. Allora, questa quindi è l'altra prospettiva. Di fatto, noi oggi ci troviamo in un sistema in cui è questa prospettiva quella che poi è diventata dominante. Vi ricordate quello che vi dicevo del MIT? Di come lavoravano, di queste comunità scientifiche, no? Che producevano software, se lo scambiavano, lo miglioravano. Di pari passo c'era anche quest'altro sistema che andava avanti. E oggi quest'altro sistema è diventato dominante. Quindi oggi noi ci troviamo in un sistema per cui, secondo il quale, chi vuole un software lo acquista. Molto spesso si acquistano software che non si possono modificare, che non si possono distribuire. Tra l'altro, quando noi acquistiamo un software, in realtà non lo acquistiamo come se acquistassimo una macchina, un sacco di patate, per cui è mio, se lo voglio consegnare a qualcun altro lo faccio. No, noi ci limitiamo ad acquistare una licenza d'uso, cioè affittiamo il programma. È come se affittiamo un appartamento. Quell'appartamento in realtà non è nostro. C'è una licenza d'uso. L'appartamento non è nostro, lo possiamo abitare, però quello, la proprietà non ne sarà mai nostra. E quindi c'è anche quest'altra variabile da considerare. Stallman, negli anni 70 dicevamo stava al MIT, va avanti, no? Continua a lavorare al MIT fino al 1984, mi sembra di ricordare. Esatto. Lui lavora al MIT fino al 1984, dopodiché si rende conto di questa situazione che abbiamo detto, lascia il MIT, si licenzia, fonda la Free Software Foundation, la fondazione per il software libero. Una fondazione per la produzione e la promozione di software. E lui che fa? Lui dice, attualmente quello che va per la maggiore è il copyright. Quando noi acquistiamo un oggetto, questo oggetto
la legge che regola la proprietà di questo oggetto è la legge del copyright. Se voi prendete un libro, no? Qualsiasi libro, qui trovate scritto. Vabbè, copyright per l'edizione italiana, la Cina, quella che conoscete. Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e a norma delle convenzioni internazionali. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta con sistemi elettronici, meccanici e altri. E questo lo sappiamo. Sappiamo che noi non possiamo fotocopiare questo libro, perché c'è la legge del copyright. Stallman allora dice: sai che faccio? Io il copyright lo mantengo, nel senso che è giusto che ci sia il riconoscimento per l'autore. Insomma, quest'opera l'avrà fatta qualcuno, quindi è giusto che io riconosca a questa persona, no? Il lavoro che ha fatto. Però è anche vero che se io voglio che le idee circolino, che la cultura si accresca, che le cose migliorino, non posso limitarmi a questa forma di copyright. Devo pensare ad una forma, ad una legge diversa, ad una forma di riconoscimento diverso. Allora, lui ha inventato quello che viene definito copyleft. Copyright, copyleft. Il copyleft è un'invenzione grandiosa. E tra l'altro io sono convinto che la grande forza di Linux sia questa, al di là del fatto che potrebbe essere gratuito, che è stabile, che è sicuro, più di altri sistemi operativi, è ok. Però è questa la grande novità di Linux. Perché? Perché Stallman dice: io adesso scrivo un software che è io scrivo un software e poi lo proteggo con il copyleft. Cioè dico, io sono un autore, però questo software è duplicabile, modificabile, distribuibile. E non solo, tutte le persone che utilizzeranno questo software e che quindi lo duplicheranno, modificheranno e distribuiranno, dovranno sottostare alla stessa legge, cioè allo stesso copyleft. Quindi, se io ad esempio scrivo un programma, un software che si chiama Pinco, e uno lo prende, gli piace, lo modifica e poi lo vuole chiamare Pallino, lo può fare solo se Pallino rispetta queste regole, se è a sua volta duplicabile, modificabile e distribuibile. In questo senso, questa che poi si chiama GPL, la licenza GPL, General Public License, quindi licenza pubblica generale, questa, se ci pensiamo, è una potenza enorme, è come un virus, funziona come un virus. Perché? Io ho sto software, che è un virus. Se tu lo prendi, lo utilizzi, lo modifichi, lo duplichi e poi il prodotto lo rimetti in circolazione secondo questa norma, e questo qua è come se funziona allo stesso modo. E quindi tutti quelli che lo utilizzeranno, lo riprodurranno, lo modificheranno, dovranno sottostare a queste norme. Insomma, noi potremmo costruire un sistema completamente nuovo, che si rifà poi a quelle comunità scientifiche di cui vi dicevo, che risponde a queste regole e che, dal punto di vista della legislazione del diritto d'autore, è devastante. Però dal punto di vista della società, della diffusione delle idee, della diffusione della cultura informatica, è una cosa che non la fermi più. Questa secondo me è la grande novità e la grande forza di Dio. E ci guadagnava l'autore? Niente. Allora, l'autore che ci guadagna? Allora, la soddisfazione prima di tutto, però uno ce la rimanga. Stallman dice: il free software è libero, free software. Però non lo dobbiamo intendere come libertà, cioè come lui usa questo termine, questa frase qui.
non è da intendere come birra gratis. Software libero non è come birra gratis, ma come libertà di pensiero. Nel senso che noi, se oggi andiamo in un negozio di informatica, possiamo trovare delle distribuzioni di Linux che costano. Quindi Linux potrebbe essere gratuito, però possiamo trovare delle distribuzioni che si fa, che costano. Quindi in realtà attraverso questo prodotto si sono costruite delle economie e c'è della gente che ci lavora. Perché le distribuzioni costano? Perché magari ti mettono il CD con il kernel di Linux, poi vedremo che cos'è, e poi ci stanno tutti i programmi applicativi, quindi c'è il sistema operativo, i programmi applicativi, ti dà il CD, ti dà il libretto di istruzioni. Poi, questo è un esempio, però supporto tecnico, no? Quindi c'è tutta un'economia che può crescere sul software libero. Quindi Linux è gratuito, tendenzialmente gratuito, però in realtà, no? Non significa che è gratis, perché magari uno lo può pure vendere, no? Che ci guadagna? Chiaramente uno, come dire, paga il lavoro della persona, non paghi la proprietà di un software. Se c'è una persona che ti dà una mano, tu chiami un tecnico per installare Linux, paghi il suo lavoro, non vai a pagare la proprietà del programma. Quindi c'è questo. Oh, chiaramente Stallman dice, allora, ha inventato questo, lui la prima cosa che inventa è un programma per compilare del codice sorgente al linguaggio macchina, poi scrive l'Imax. L'Imax come possiamo definire? Che programma è un testi. È un po' l'acqua come editor di testo. È un editor di testo, però in realtà ti può fare tutto. Sì. Scrivi pagina effettivamente. Quasi non è più un editor di testo, è talmente complicato. Quindi inventa questi programmi, però gli mancava il sistema operativo. Quindi gli mancava quel software che permette al computer di funzionare e sul quale poi si agganciano tutti i programmi che noi siamo abituati ad utilizzare, Word, Excel e compagnia. Gli mancava il sistema operativo. Nel 1991 Linus Torvalds, uno studente universitario finlandese, scrive e pubblica la prima versione del sistema operativo Linux. Nel 91 esce la prima versione. E questo chiaramente c'ha un grande successo e si attivano quelle dinamiche che noi abbiamo conosciuto, no? Quando parlavamo delle comunità scientifiche, perché Linus Torvalds che fa? Questo è il sistema operativo e lo dà liberamente a tutti quelli che lo chiedono. E lì tantissimo e chiede se c'è gente che è interessata a migliorare questo programma, che si faccia avanti, le mandi i miglioramenti, lo modifichi, faccia quello che vuole, secondo me quella che è la licenza GPL, quella di Stallman. E infatti lì si attivano tantissime persone, comunità di informatici che lavorano su Linux. Linux quindi è un prodotto, è il prodotto del lavoro di una comunità mondiale. Quasi differente, tipo qual è la differenza con Windows, che è un altro sistema operativo? Windows è il prodotto di un'azienda, ci sono delle persone che vengono pagate, il lavoro è chiuso, non, i codici sorgente sono sconosciuti, ci sono delle persone che lavorano e nessuno sa, no, qual è la struttura profonda di Windows. Linux invece è aperto, tutti possono modificarlo, tutti possono partecipare al suo miglioramento. E dal 91 ad oggi Linux è cresciuto, quello che poi vedrete sui computer lo vediamo perché ci sono state tutte queste persone che hanno contribuito. Tra l'altro, non so se avete letto da qualche parte che diversi paesi, Brasile, Cina, Giappone, stanno proprio investendo su Linux, stanno portando avanti dei programmi per far sì che le amministrazioni, le pubbliche amministrazioni, adottino Linux come sistema operativo. La risposta di Microsoft a questo qual è stata? Ho letto di recente che la risposta di Microsoft in Cina è stata quella di regalare Windows alle scuole cinesi. Quindi lo regala, è gratuito. Però non cambia molto, perché? Perché non cambia molto? Perché non lo può modificare. È quello. Oppure,
Un'altra mossa che ha fatto Windows qual è stata? Rifondasse Linux. Rifondasse Linux. Non lo sapevo. Qual è stata? Ha chiamato alcuni governi, gli ha detto io vi faccio conoscere una parte del codice sicurante se volete, perché se voi volete migliorare la sicurezza dei sistemi, migliorare la potenzialità di questo sistema operativo, io vi faccio conoscere una parte del codice sorgente. Ad un patto però, chi conosce il codice sorgente di Windows, poi dopo muto, era un po' come chi costruiva, gli architetti che costruivano i palazzi, no? Per gli imperatori o i re, che gli costruivano le segrete. Una volta costruite le segrete, l'architetto a testa partiva, perché colui lui conosceva quali erano i passaggi segreti e quindi non poteva continuare a vivere. E quindi dal punto di vista, no, è simile, perché se tu che conosci i codici sorgenti di Windows poi devi assolutamente tacere, se per caso viene fuori qualcosa tu sei il primo che poi verrà. Quindi è un doppio legame, no? Oh, attualmente noi oggi abbiamo diverse distribuzioni di Linux, siccome poi tante persone là ci hanno lavorato, attualmente Linux è il frutto di una comunità, no? Che partecipa a livello mondiale, però sono nate anche delle aziende che proprio sfornano delle distribuzioni di Linux. Le conoscerete, quello che abbiamo installato qui è il Mandrake, perché Mandrake è la pronuncia, è un'azienda francese americana, è quello più facile da installare. Però ci abbiamo anche Red Hat, ci sono state Core Linux, Connettiva, Debian, che è considerata la versione per i puristi. Debian, no, è quella che proprio vuole essere gratuito, tutto gratuito, però chiaramente è anche quella più difficile da installare, però è anche un punto di riferimento per chi si interessa di Linux. Poi abbiamo la Slackware, la SUSE, che è stata acquistata da una ditta americana che si chiama Novell. La SUSE era tedesca. Poi c'erano la Caldera, Caldera e mi pare la Connettiva, che adesso sono diventate SCO. Un'ente si chiama SCO. La questione SCO, forse l'avete letto sui giornali, SCO è una ditta che rivendica dei diritti su Linux. Allora, Linux è un sistema operativo che assomiglia molto ad un altro sistema operativo, Unix. Assomiglia molto, nel senso che fa parte di quella famiglia, della famiglia di Unix. SCO detiene i diritti del linguaggio, del sistema operativo Unix. Ha accusato Linus Torvalds di aver copiato parti del linguaggio Unix e di averle messe pari pari dentro Linux. Questo farebbe saltare tutto. Perché? Linux è un programma libero, quindi non c'è il copyright. Però se qualcuno mi dice no, tu l'hai fatto copiando una parte di Unix dove c'è il copyright e quindi tu devi pagarmi i diritti, allora qua cominciano ad esserci dei problemi. Siccome IBM ha cominciato a utilizzare Linux per i suoi computer, e IBM è una delle più grandi aziende nel mondo, questo comincia a essere interessante per chi può rivendicare quei diritti. SCO rivendica questi diritti ed è andato in causa con tutte quelle aziende, comprese IBM, che utilizzano Linux senza pagarne i diritti. In realtà c'è una situazione di stallo. Perché? Perché IBM a SCO gli ha detto: senti, andiamo a vedere se veramente Linux ha copiato delle parti di Unix. Fammi vedere quali sono le parti di Unix che sono state copiate. E SCO non gliele presenta, non gliele ancora presentate. Tra l'altro, Microsoft detiene una parte del pacchetto azionario di SCO. Quindi, quali sono i giri che ci stanno dietro, noi non lo sappiamo, però è tutto.
Allora, io ho quasi finito. L'unica cosa che mi rimane di dire è questa, che Linux è un sistema operativo. Chi di voi ha usato l'MS-DOS? Vi ricordate come funzionava? Non è che ci stava il mouse che tu clicchi qua, clicchi là. Se dovevi andare su una directory dovevi scrivere cd, ta ta ta, era tutto, no? Con la tastiera. Allora, Linux è così. Nel senso che io posso far funzionare un computer con Linux utilizzando, no? Questo linguaggio qua, con la tastiera. Questo, no? Quindi Linux è quello che viene chiamato il kernel, il nocciolo, no? Però poi, chiaramente, siccome questo non è molto amichevole, allora per far avvicinare il numero maggiore di persone a Linux, che cosa è stato fatto? Sono state create delle interfacce grafiche, che sono quelle che poi vedremo. Grosso modo le due più diffuse sono la KDE, che è quella installata qua, e la Gnome. Tutte e due si trovano nelle distribuzioni, quindi uno dopo può scegliere quella che gli piace di più. E l'interfaccia grafica è quella che ci permette di utilizzare Linux, quindi far girare il sistema operativo, di utilizzare i programmi applicativi per scrivere, per fare i grafici, disegnare, masterizzare CD, attraverso l'interfaccia grafica. Quindi Linux oggi è veramente alla portata di tutti, come se fosse Windows. Con in più alcuni vantaggi. Innanzitutto, se voi andate in edicola, oramai trovate diverse riviste che distribuiscono Linux. Tipo, io sono abituato ad acquistare ogni tanto Linux Magazine. 3 CD. Probabilmente il prossimo mese distribuirà la Mandrake 10.0, che è l'ultima versione di quella che sta installata qua. Anche se la trovate già adesso, perché è stata pubblicata da un'altra rivista che si chiama Linux Pro. Però con 5 euro voi acquistate 3 CD e dentro ci trovate tutto. Il sistema operativo è Linux. Programmi di grafica, applicativi, quindi tutto quanto. L'Open Office, che è il corrispettivo del Microsoft Office ed è gratuito. Per navigare su internet, per scaricare la posta, per ritocco fotografico, GIMP, per masterizzare CD, di tutto. Quindi con 5 euro. Allora, quello che è attualmente in edicola, Linux Pro. E di solito ho visto che per la precedente versione, il mese dopo Linux Mint è stato pubblicato se si. Quindi con 5 euro noi ci abbiamo tutto. Però, soltanto quello. E non solo. La bellezza di Linux è che Linux Pro si trova già in edicola, l'ho vista sabato. Linux Mint probabilmente è una cosa chiara. Oh, per installarlo noi chiaramente dopo lo faremo vedere, però quello che volevo dire, la bellezza di Linux è che per installarlo che faccio? Se io ho un solo hard disk, restringo Windows e voglio mantenere Windows, perché è possibile, io posso far girare sul computer Windows e Linux contemporaneamente. Faccio una partizione, restringo Windows e nella parte che mi rimane vuota ci metto Linux. Il bello è che Linux, quando io lavoro con Linux, posso andare a leggere la partizione di Windows. Cioè, se io ho dei documenti salvati sulla partizione di Windows, però sto lavorando su Linux e lo devo andare a prendere, non è che devo spegnere il computer, far ripartire Windows e il viceversa Windows non lo fa. Windows non gliene frega niente di Linux. Senti, un'altra domanda che volevo fare. Una volta che tu lavori con Linux, poi dopo ipotesi, io lavoro a casa e mi porto questo programma, poi io devo portare nel posto di lavoro che ho Windows, me lo legge? Allora, Windows lo legge? Io sì, te lo legge, nel senso che tu immagino che prevalentemente utilizzi Word per lavoro. Word e, sì, Excel e PowerPoint. E PowerPoint. Open Office è... Open Office è come Microsoft Office, con una sola differenza: se voi usate l'Access, Open Office non ce l'ha. Questa è l'unica differenza, non c'ha l'Access, però tutto il resto ce l'ha.
c'ha l'Excel, c'ha il Word. Quando io salvo un file scritto con OpenOffice, tipo questo è il Word di OpenOffice, mm-hmm. no? Se lo salvo, guardate che mi dice. Lo posso salvare in formato Microsoft Word 97 2000 XP. Quindi dopo tu c'hai un file uguale, identico al Word XP. Quando vai sul posto del computer, il posto del lavoro, vai tranquilla senza nessun problema. Tra l'altro il quello che ho a casa è proprio impostato che me lo salvi in automatico. Dopo col Word è tutto, si spaccia il documento. Come? Si spaccia il documento, proprio impostato. Guarda! Per qualche formattazione tipo no, è capitato volta. Una volta che utilizzando Word dai me lo rimbalzo, ma sai quando ho usato come si chiama quello che sta sotto su Word per fare scritte il Word Art, quello lì un po' è diverso. Su Excel qualche problemino con le mani, se no. Ecco, l'unico problema può essere magari dei caratteri. Se usate dei caratteri che su Windows non ci sono. Se lo senti poi andare su Windows e ricambiarlo, ma più uno può dare le formattazioni che sta pure se da Office XP apri sì, sì. un file fatto sì. in Office 2000, quindi ok, poi intanto queste sono cose che poi vedremo oggi, stasera con Giuseppe e anche nelle prossime lezioni quando affronteremo appunto tutti gli applicativi, quindi ritocco fotografico, Open Office, posta elettronica. Tra l'altro Open Office gira sia su Linux che su Windows, OpenOffice lo potete installare in tutte e due le parti. Mozilla, cioè che è per navigare su internet e per la posta elettronica, lo stesso. Io ad esempio uso Mozilla sia su Windows che su Linux. Poi quando reinstallo perché voglio cambiare Linux, che faccio? Salvo le cartelle della posta elettronica sulla partizione Windows. Reinstallo cacciando tutto, reinstallo Linux e poi mi vado a ricopiare cartelle. Quindi è tutto molto semplice. E chi ha problemi di contabilità non so, potrebbe utilizzare quello che si chiama Mosaico. GIMP, il ritocco fotografico, funziona sia su Linux che su Windows, quindi se uno non se la sente di installare subito Linux, intanto si può installare questi programmi e vede come funziona. Soprattutto perché navigare su Windows è caldamente consigliato rispetto a Internet Explorer. Ad esempio io quando navigo su Internet navigo sempre con Linux perché virus non te li metti mai. Perché sono tutti fatti con Windows, prevalentemente per Outlook Express. E quindi con Linux vai proprio tranquillo. In più Linux c'ha una configurazione per cui se tu non navighi con l'amministratore non te va, il virus non te dovrebbe andare a intaccare quello che è il sistema, quindi è ancora più sicuro. Queste sono le cose, questa è la presentazione generale, adesso c'è Giuseppe che invece andrà più nel solo, quindi cose che mi interessano, non so se adesso ci avviciniamo ai computer, come... Sì, penso che ci siamo avvicinati un po' per un computer, siamo molti di più di quelli che avevamo previsto. Ho parlato più o meno tre persone per computer, quindi... No, in realtà tra i propri computer...